È stato insieme a Bombardini l'unico a salvarsi nella irriconoscibile prova dell'Albino Leff sabato a Padova. Luca Tomasi, arrivato in estate dalla Reggiana, nonostante i due gol subiti, ha offerto una prestazione molto buona. Peccato però per il risultato. Sì, io personalmente penso di aver fatto abbastanza bene, però purtroppo non è bastato e noi sappiamo che nel calcio il risultato è quello che conta e purtroppo anche personalmente non sono soddisfatto al 100%, anche se ho fatto una prestazione positiva. Non è quello il discorso, il passivo più pesante, ripeto, io la prestazione sì, l'ho fatta, però non è bastato. Giochiamo in 11, anzi in 18, no? In 24, in quanti siamo. E vinciamo e perdiamo tutti, per cui, ripeto, quando magari fai una prestazione un pochino anche meno positiva, però porti a casa il punto piuttosto che i 3 punti, sei sicuramente più contento. Sabato al Comunale alle 15 i ragazzi di Mondonico ospiteranno il Pescara, squadra già affrontata in agosto in Coppa Italia. A livello della formazione ho notato che comunque sono abbastanza diversi rispetto alla formazione incontrata qui in casa. È un'altra battaglia, come sappiamo sono tutte, e noi dobbiamo prepararla nel migliore dei modi, dare comunque il massimo, se non di più, perché appunto sappiamo che ogni gara è una battaglia per noi.